posso credere. E invece la realtà, gli uomini fanno quello che vogliono, guai su guai. Peccati su peccati. È la natura dell'uomo e non ci sta niente a fare. E con questo cosa vorresti dire? Che è colpa mia? Per carità, non mi permetterei mai. Ma in 2000 anni sono successe di cose. E allora insisti. Vabbè, ho capito, me ne sono parlo più. Anche io sono d'accordo, quelli laggiù, con tutte le tragedie che stanno succedendo, non pregano più. E cosa peggiore, non hanno più fede. Notizie, live. Buone o cattive? Notizie fresche, ma brutte purtroppo. E ti pareva? È arrivato un terremoto devastante in Asia. Oh mamma mia, cosa è successo? Proprio quello che ho detto. E ci sono venuto a dire di prima mattina. Io le notizie le dico quando succedono, live. Dio, Maria, Gesù, San Pietro, arrivederci. E tienici informati. Ecco, è come dicevo, tutte le disgrazie che ci sono, pensano che le mandiamo noi da quassù. Ma come da quassù? Noi poi. Anche tu, Maria, vorresti dire che la colpa è mia. No, ma lo so che non è colpa tua, sono gli umani che stanno distruggendo tutto quello che tu gli hai donato. Sono andato nella stanza delle preghiere e tutti invocano il tuo perdono. Però, papà, se tutti invocano il tuo perdono, sono convinti che sia colpa tua, anche se non è vero. Non è colpa mia, sono loro che hanno rovinato tutto. Non c'è più amore, ma solo odio e guerra. Purtroppo. Papà, gli esseri umani si sono persi. Sì, sono d'accordo con Gesù, li dobbiamo aiutare. Signore, ditemi una cosa, perché non li volete aiutare? Ancora, adesso mi sono proprio stancato. Scusaci, papà. Scusaci. Andate e risolvete la questione. Presto, alla Gesù, vado io! No, vado io! Ah, come sono contento! E per Natale un bel maremoto! Non le faccio queste cose! E va bene, non c'è neanche bisogno di gridare, però. Papà, la verità è che sei troppo agitato e nervoso. L'ho detto anch'io, vuoi forse una camomilla? Non voglio nessuna camomilla, io. Notizie live. Ancora! Sono venuta per dirvi che il terremoto in Asia ha causato un sacco di morti, soprattutto bambini, ma il numero non ve lo dico. E perché mai non ce lo dici? Come perché? Il terremoto l'avete mandato voi. Anche tu con questa storia, ma chi ha messo in giro questa voce? San Pietro. Ma no, non è così. Pietro, non si dicono le bugie in paradiso. No, è che non è come pensavo. E allora com'è? Beh, in effetti io... È stato San Pietro. Oh, ma che tormento, chi ti ha mandato stamattina? E quando te l'ha detto, mio caro angioletto? Su, racconta, te lo ricordi? San Pietro ce lo diceva tutti i giorni, Madonna Immacolata, tutti i giorni, anche la domenica. Sei sicuro di ciò che dici? Altro che... Ma stai ancora qua, non hai nient'altro da fare? Io dico solo la verità, live. Mamma mia, quanto antipatico questo live. Ora può andare. Hai sentito? Via, via, circolare. Sì, mio signore, arrivederci. E non tornartene più. Pietro, lo sapevo che eri stato tu, si vedeva. E va bene, sono stato io. L'ho detto solo una volta, però. Perdonatemi. Caro, a me sembra sincero. Papà, perdonami. E va bene, Pietro. Sembri un mente devoto, però... Però cosa? Dai, parla, San Pietro. Volevo solo dire, però, che voi siete il più grande e volendo tutte queste tragedie le potete fermare. Ma certo che le può fermare. Mio padre ha un cuore grande. Ma anche tu, Gesù, sei tanto buono. Annunciazione, scusate se interrompo questa amorevole riunione di famiglia, ma ho una comunicazione da fare. Ma sicuramente sono guai. Fai parlare l'angelo. Grazie, signora Madonna. Qui fuori ci sono San Giovanni e San Gennaro. Sono capitanati da Papa Giovanni Paolo II e vogliono parlare subito con me. Io ricevo al mercoledì. Dicono che è troppo importante, se non le fate entrare sospendo le preghiere. Fagli entrare allora. Caro, non ti arrabbiare, forse hanno saputo delle ultime notizie e vogliono aiutarci. Forse ha ragione mamma, dai papà, facciamoli entrare, forse ci possono aiutare. Subito. È permesso? Ecco signore, scusi per l'urgenza, ma da alcuni anni non riusciamo più a contenere le proteste degli umani. Io, tu mi conosci, io sono uno di poche parole, su c'è troppo povertà. San Gennaro, stai tranquillo, è tutto il mondo per povero. Rispetta i piani. Ho già capito. Le volevamo chiedere umilmente di perdonare gli umani. Loro chiedono perdono e secondo me sono sinceri. E quindi signore, volevo chiederle se poteva evitare di mandare sulla terra questi maremoti, questi terremoti. Ma io non ho mai fatto niente di male. Avevo detto che Dio non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Gli uomini pensano che tu sei arrabbiato e quindi mandi delle catastrofi per punirli. Eh sì, signore. Sono arrabbiato per ciò che gli umani pensano di me, ma non ho fatto male a nessuno. Era come dicevo io, è arrabbiato ma non è colpa sua. E adesso come facciamo a far cambiare idea alla gente? Ormai sono tutti convinti che è colpa tua. Papà, dobbiamo fare qualcosa. Tesoro, fatti venire in mezzo lì.
idea. No, è San Pietro che deve pensare a questa cosa. E io che posso fare? Lui è buono solo ad aprire cancelli e porte. E va bene, mi è venuta un'idea. Ah, davvero? Sì. E quindi? Dunque, l'unico sistema è fare un grande gesto. Quale grande gesto? Semplice, la mia idea è di far tornare Gesù sulla terra per dare un'altra possibilità agli umani. Oh, che bella idea. E questa è la tua idea? È meglio che stavi zitto. Hai sentito? Certo che ho sentito, mica sono sordo. Gesù, tu sei la nostra unica speranza, vuoi tornare sulla terra? Ma neanche per sogno, l'ultima volta che ci sono andato sono stato al crocifisso. Lo sappiamo. Ah, lo sapete, io sento ancora il dolore dei chiodi nelle mani. Oh, povero figlio mio. Effettivamente i chiodi nelle mani fanno molto mangiare. E allora ciao. Gesù, solo tu mi puoi aiutare. E va bene, torno sulla terra, vado a preparare la valigia. Valigia, tu devi nascere una grotta senza niente. No, questa volta mio figlio sarà un barbone. Un barbone? E che farà? Busserà alle porte di tutti per ricevere un po' di pane e un letto caldo. E se entro la vigilia di Natale nessuno lo accoglierà, lo lasceranno morire di freddo. Questa volta andrà bene, ti accoglieranno a braccia aperte a Firenze. Se lui venire in Bologna, loro danno pane, patate e cipolle. Gesù, ascolta un amico, ascolta me, cambia itinerario. Ora voi andate a dare la notizia del ritorno di Gesù sulla terra. Sì, andiamo! Sei veramente misericordioso. Vai pure Gesù sulla terra, nessuno ti darà pane, cibo e calore. Ma dico io, voleva cambiare le cose lui. Ok, va bene arrivare lì con un extracomunitario, ma la valigia me la potevi fare un po' più leggera, eh? State ferma, non ti succede niente! Oggi sono, cosa volete? Sono il tuo bagaglio. Ma il mio bagaglio? Ma siete in partenza? Ah, fa pure spiritoso. Ma sti napoletani. Zitto! Presto, prendi il bagaglio mentre io lo trattengo. È troppo pesante. È troppo pesante. Sta zitto! È troppo pesante, provaci tu. Tieni, te l'ho troppo pesante, ma cosa ti tieni qua dentro? Lo vuoi proprio sapere? Sì, e sbrigati! In quel bagaglio ci sono tutti i peccati del mondo, l'odio, la malvagità, l'invidia e tante altre cose, tutte brutte, e solo io posso portarlo, anche con un bel po' di fatica. Ah davvero? E perché tu ce la fai? Eh beh, perché io sono Gesù. E io sono Napoleone. Ah, piacere, Gesù. Eh sì, figlio di Dio, andiamocene che questo è matto. Aspettate, ma io sono veramente Gesù, non mi avete riconosciuto? Ah già, perché forse si aspettavano un bambino in una vecchia grotta fredda, che c'è ancora l'artrite dall'altra volta, perché va bene che c'era il bue, l'asinello, però lì una bella soffietta elettrica non guastava, eh. Cestino, ne vuoi un po'? Oh sì, grazie. Ma allora, se la persona più povera di questa città mi ha fatto da mangiare, c'è ancora speranza per questo mondo. Basta così poco. Buon Natale! Dammi un bacio.